Buongiorno a tutti voi, buon mercoledì nel nome del nostro meraviglioso Signore Gesù. Fantastico svegliarsi sapendo che c'è qualcuno che ti ama, che si prende cura di te, che oggi è già progettato per te un giorno meraviglioso. Lasciate perdere le preoccupazioni, tutte quelle situazioni che ci appesantiscono. È vero, sono lì, ma noi le diamo a Dio e crediamo che oggi sarà un giorno di grandi svolte. Avete fede per questo? Beh, Dio ci chiama ad avere questa fede, questa è la vita cristiana, che ogni giorno è un giorno adatto a vedere la gloria di Dio nella tua vita. Ebbene, oggi la liturgia ci parla di cose veramente particolari, perché c'è un detto che mi è sempre piaciuto, che si applica di solito alla confessione, a quando si chiede perdono per i propri peccati, cioè tutto quello. Sentitemi qua, che l'uomo nasconde, Dio lo porta alla luce. Tutto quello che l'uomo porta alla luce, Dio lo nasconde. Questo era riferito in origine al fatto che se tu nascondi i tuoi peccati, quindi te li giustifichi da solo, Dio li porterà alla luce, te li farà vedere tutti, te li metterà davanti alla faccia. Viceversa, se tu invece li dai a Dio, li esponi a Dio, Dio li nasconderà, li dimenticherà. Però attenzione, io voglio usare questo motto, questo bellissimo motto, al contrario, cioè per invece chi si vanta. Perché vedete, nel cuore dell'uomo, di tanti cristiani, c'è un po' questo spirito di vanità, ma non di vanità fisica, di vanità della propria spiritualità. Infatti Gesù aveva a che fare con molti farisei che avevano questo problema. E quindi io questo motto lo porto dicendo: se tu ti metti in mostra, Dio ti nasconderà, ti metterà all'ultimo posto. Se tu invece ti metti nell'ultimo posto, ti nascondi, Dio ti porterà alla luce. E' per questo che nel Vangelo Gesù ci parla dicendo: non fate come i farisei che amano farsi vedere nelle piazze, ritti in piedi, a pregare, a dire, a fare, a dare la decima, a far vedere che sono bravi, per farsi amare, notare e apprezzare dalle persone. Perché tutti dicono: ma che bravo che è, ma che bravo che è. Perché loro la ricompensa l'hanno già avuta. No, fate le cose di nascosto, fate le cose nel silenzio, nel segreto, affinché il vostro Dio Padre, che vede nel segreto, vi dia la vera ricompensa. Guardate, oggi noi dobbiamo veramente liberarci da uno dei peccati più, non diciamo peggiori, ma più odiosi che ci sono nel cuore di tanti cristiani, quello di vantarsi, di farsi sembrare grandi uomini di fede. A volte parlo con persone alla TC dove lavoro, alla televisione cristiana, sul canale 248, è una TV meravigliosa che vi consiglio di seguire. Sento persone che mi dicono cose che un po' mi lasciano così, sinceramente. Dicono: sai, io ho una grande fede. No, no, ma io fede ne ho da vendere, no? Ma io quando sento queste cose qui, stride qualcosa, perché chi inizia a lodarsi, chi inizia a pensare di avere tanta fede, in realtà vuol dire che dentro di sé ha una specie di un io spirituale, un caifa interiore, come a volte dico ai giovani parlando del libro Il riscatto, una specie di sommo sacerdote che sta ritto in piedi, che si fa vedere dalle persone. Perché? Perché cercano l'apprezzamento delle persone. E tanti di noi, so se tu o io o chiunque, a volte quando facciamo queste cose, abbiamo questo atteggiamento, è perché cerchiamo di essere apprezzati dagli altri. E allora la riflessione che oggi ci fa Dio è un'analisi interiore in cui ci dice: ma tu non ti senti apprezzato dagli altri, dalle persone intorno a te? Tu hai dei vuoti dentro di te perché forse nell'infanzia i tuoi genitori non ti hanno apprezzato, non sei stato valorizzato per quello, e quindi oggi senti di aver bisogno che le persone ti dicano bravo, sentano che ti dicano: oh sì, tu meriti, sì, tu devi essere premiato. Perché a volte ci portiamo questi pesi dietro, questi vuoti più che pesi, queste mancanze di amore, mancanze di apprezzamento. Sapete, mio padre non mi ha fatto mancare amore nell'infanzia, ma mi ha fatto mancare l'apprezzamento. Qualcuno che mi dicesse: sei un campione. Infatti poi Gesù, a me, nella testimonianza l'ho detto, non mi ha preso con l'amore, ma con la stima.
Ecco, tanti di noi non si sentono stimati e quindi poi vanno a cercarlo anche nella loro vita spirituale. Ma noi dobbiamo dire: no, no, io non ho bisogno di questa ricompensa. Io voglio essere nascosto, voglio fare le cose per piacere a Dio e non per piacere agli altri. Questa è la vera ricompensa che poi ci aprirà tante porte, tante opportunità, perché Dio ama un cuore umile, un cuore modesto, un cuore mite, non un cuore che si innalza. Come può Dio benedirci se noi cerchiamo le benedizioni da noi stessi? No, noi dobbiamo cercarle nel segreto. Questi sono i veri cristiani, le persone che Dio ama, i figlioli che Dio ama premiare. Quelli che si mettono in fondo, che sono quelli che si metteranno davanti, come dice Gesù nella parabola del convito, no? Se voi invece vi mettete davanti, Gesù vi dovrà dire: vai in fondo. Volete questo? No. Quindi l'invito che oggi Gesù ci fa è proprio questo: cercare la ricompensa di Dio nel nascondimento. E la domanda che vi lascio è questa: senti anche tu questi vuoti di stima, di apprezzamento nella tua vita? Chissà, tutto questo ci serve per crescere nella fede e per vivere una giornata meravigliosa. Per questo vi saluto, ci vediamo domani nel nome del nostro meraviglioso Signore Gesù. Ci vediamo.